Sono quattro i momenti salienti che hanno caratterizzato la gara di ritorno della finale nazionale dei playoff di eccellenza contro la Vis Afragolese che di conseguenza resteranno per sempre nella storia dell'Omnia Bitonto. I due gol, entrambi concentrati nel primo quarto d'ora ed entrambi realizzati da Turetto, con cui la squadra di Pasquale De Candia ha annullato il gap maturato all'andata nel domicilio dei campani. Il rigore, il decimo della serie, quello tra virgolette della vita o della morte, realizzato da Chicco Patierno anche con un pizzico di fortuna. Il pallone colpisce il palo e poi la schiena del portiere avversario prima di finire nel sacco, e soprattutto il penalty decisivo nella serie d'oltranza trasformato da Michele Annaclerio. Quattro momenti che hanno prodotto la grande festa per la matricola bitontina alla terza promozione consecutiva. La Serie D alla fine è arrivata, è diventata realtà al termine di una stagione soffertissima ma al tempo stesso ricca di emozioni. Sicuramente sì, dall'inizio dell'anno che è stata una stagione tribolata, però alla fine i veri valori sono venuti fuori e credo che sia meritata questa promozione. E che cosa hai pensato quando al decimo rigore Patierno prima colpisce il palo, poi la palla sbatte sulla schiena del portiere e termina in rete? No, questa volta anche la sfortuna. No, però siamo stati, forse era un segno del destino, insomma, che tutto quello che abbiamo perso all'inizio ci è stato restituito con quel rigore. Rossiello non ha dubbi, quella dell'Omnia è la promozione del gruppo. Sicuramente tutti quanti, perché tutti quanti hanno sposato questa causa, hanno dato il 100% sempre, tutti hanno creduto nell'obiettivo, si poteva raggiungere anche in momenti difficilissimi e il plauso va a tutti quanti. Nei giorni scorsi intanto il nome di Francesco Rossiello era stato accostato in vista della prossima stagione ad altre realtà calcistiche della Puglia, tra cui il Barletta. Il diretto interessato però smentisce categoricamente. Non c'è nulla di vero, non ho sentito né incontrato nessuno e al momento ci godiamo questa promozione che è tanta roba per noi. Salvo clamorosi colpi di scena che nel calcio però non sono totalmente da escludere, Rossiello sarà ancora il presidente dell'Omnia Bitonto e non nasconde l'intenzione di voler allestire un organico importante anche in Serie D. Campionati interlocutori d'altronde per lui non esistono proprio. A noi non piace fare dei campionati banali, sicuramente ci impegneremo per fare una squadra che possa esprimere quello che è il nostro pensiero, di divertire e di divertirci, quindi sarà così anche l'anno prossimo.